Buonasera a tutti quanti, oggi qui da Venezia, non per farvi un video di presentazione dei negozi, dove io di solito vado ad acquistare, mi devo grattare anche il naso, ma perché sto recuperando un premio che ho richiesto su Lovebuy. Se sentite un po' di casino, insomma, c'è gente, ci sono parecchi turisti, e quindi ho richiesto tramite Lovebuy uno scalo dei punti che avevo per ottenere uno sconto di 10 euro da Tegotà. Visto che qui ho Tegotà vicino al lavoro mio, ho detto ma perché non andiamo a provare, sì, ho anche qua i cani, ok, e quindi perché non andiamo a provare questo buono, se me lo scalano oppure no, visto che con Check Bonus ho avuto il problema con OVS che la commessa non riusciva più di tanto ad accettare il fatto che avessi questo buono ottenuto passando i vari scontrini, i passaggi dentro i negozi e via discorrendo. Ecco, vediamo se la commessa è un poco più efficiente, perché qui si tratta solamente di efficienza nel lavoro, di svolgere bene la propria mansione, e se fanno storie nello scalare i punti. Io tra cani e campane sono proprio circondata da rumori, e viva i cani, e perciò che dire, io direi di muoverci. Sono in campo Santa Fosca, sì, se vi state domandando, qui dietro c'è Strada Nuova, e andiamo a vedere il punto vendita Tegotà che cosa mi riserverà oggi. Io speravo di darvi buone notizie. La commessa ha messo più volte il codice gift digitale, non valida. Bene, quindi adesso io proverò magari a chiamare Lovebuy, o a... più che altro Lovebuy non ha numero di telefono, ora che ci penso, ma una mail. Provo a fare una ricerca, se mi vedete parlare al telefono o è con Lovebuy o è con Tegotà. Ahimè, non posso darvi nessuna info perché il servizio cliente, il customer, è attivo da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 e sono le 19:39. Quindi, discorrendo, ok, ottimo sito per accumulare punti e per richiedere i premi, ma per quanto riguarda l'utilizzo dei premi non ci siamo proprio, NGS. Perché io qui ho ricevuto la mail, buono 10 euro Tegotà, è andata a buon fine, ecco i dettagli del premio. La gift card Tegotà è valida 12 mesi, ok. È spendibile in più soluzioni, io ne devo fare solo una, ed è cumulabile, anche perché importavo 15 euro. Tegotà è il tuo negozio di bellezza e pulito, l'alleato che ti aiuta a prendere cura del tuo mondo, la famiglia e la casa te stessa. Per utilizzare la tua gift card, stampala, non c'era niente da stampare, e presentala alla cassa in uno dei negozi Tegotà. Per informazioni visita www.tegotà.it, ma non è che mi possa aiutare. Se hai bisogno di assistenza contattaci al seguente indirizzo info@lovebuy.com, cosa che farò immediatamente. Il codice di riferimento di questa richiesta premio è un numero 573563535433389 praticamente. Allora cosa farò? Adesso tornando indietro, non so se per strada, non so se seduta in autobus, mi metterò a scrivere una mail a Lovebuy per richiedere assistenza e vediamo come procede. Questo video lo pubblicherò quando avrò il risultato finale di tutto quello che mi serve, cioè avere a portata di mano questo codice benedetto, e quasi quasi mi sa che lo utilizzerò per prendere il nuovo illuminante in cushion della Puppa dell'edizione limitata estiva che è uscita. Ho trovato, costa 11 euro, ci posso aggiungere un euro, ma vabbè, non è quello il grave, non è quello il problema, un po' di brufoletti, vabbè, non è quello il problema, ma insomma non è che sia proprio specificato benissimo il da farsi. Io spero con gli occhiali da sole di portare un po' di bel tempo, ma come vedete un po' di nuvole, si è un po' rasserenato, ma fino a prima pioveva. E vabbè, insomma, vi aggiorno. Comunque quello che voglio dirvi io è che io sono sfigata in queste cose, o sono impedita, cosa che possa anche essere, cioè non sia proprio nata
sapiente in tutto, devo anche imparare a fare certe cose, tipo questa, richiedere i premi, ma sicuramente anche Love Buy non si è specificata bene perché non c'era nessun allegato all'interno della mail. Quindi è una cosa che specificherò, magari vi lascerò tutte le informazioni per le mail che ho ricevuto qua in sovraimpressione, così vi fate anche voi una lettura di quello che ho sotto mano. Con questo io mi dispiace non avervi fornito informazioni in merito, ma magari vi potrei far vedere che cosa ho preso. Magari siete curiose? Allora, aiuto, oissa, mi appoggio su un non mi viene in mente come si può dire, ce l'ho anche io in giardino, un pozzo, diciamo così. Allora, ho preso un nuovo prodotto di Ecos, un deodorante in crema, questo qui veniva sui 3 euro e qualcosa. Ho preso i dischetti di cotone così fatti in quadrotto, perché mi trovo molto meglio, ne consumo di meno, inquino meno l'ambiente. Poi per il mio ragazzo ho voluto prendere il solito subprodotto della Biogesan, lui questo lo adora, lo utilizza sempre, e bagno doccia defaticante e rilassante al salvia, malva, timo e pompelmo aloe vera. Non è male, non è la prima volta che lo utilizzo, non è la prima volta che glielo compro, adattivo te. E in più c'erano questi nuovi prodotti di Biolis che ho voluto prendere, che li utilizzerà lui, perché io non ho bisogno di bagno doccia, visto che devo finire tutte le scorte che ho. Gli ho preso un bagno schiuma micellare rigenerante, fior di lotto e olio di avocado, con il 98% di ingredienti di origine naturale. E dopo c'era un'altra linea, mi è andata a finire proprio sotto, è questa, fior di cotone e olio di jojoba. La differenza sta nel fatto che questo qui ha la scritta in azzurro, mentre l'altro ha la scritta in rosato. Insomma, lui è molto fissato sul fatto dei prodotti naturali per il corpo, e se posso aiutarlo, visto che non va molto spesso nei Tigotà, e io ne ho uno vicino al lavoro da me, gli prendo le cose. Peccato non aver potuto usufruire di quel buono, perché così almeno spendevo solo 5 euro di carta, 5 euro di moneta, ma 5 euro di carta gli davo, e 18 centesimi, quindi vedete voi, 15-18 importavo. Invece mi è toccato dargli 20 euro, cosa che avrei preferito tenermeli per il weekend se dovevo andare fuori. Vabbè, mi è andata male. Con questo io mi spiace di avervi deluso, speravo anch'io di venire fuori vincitrice, invece la commessa come si è comportata, voi mi direte. Allora, provate a mettere il codice, ovviamente non sapeva come trattare la cosa, e ha chiamato un'altra collega, insieme la collega le ha specificato che era un codice online, quindi un passaggio in più che questa che mi ha servito non sapeva. E hanno messo il codice di nuovo, ma non è stato accettato, dice non valido, non valido. E vabbè, insomma, adesso provo a movimentare, perché se non movimenti le cose non ottieni mai niente. Vi ripeto sempre, bocca serrata, non ci appamussate, l'ho scritto anche in un commento, lo sto dicendo in dialetto, l'ho scritto anche in un commento sotto al video che avevo fatto sui campioncini che avevo tenuto da Sephora con degli acquisti, vi ho fatto un ultimo video haul. Non vorrei dilungarmi tanto, però vorrei aprire una parentesi. È vero che molte commesse, secondo me, anche per me, si intascano dei campioncini. Però vorrei vedere se anche voi non lo fareste. Cioè, vorrei sapere se voi lo fareste, se siete delle commesse. Secondo me sì. Cioè, dai, non diciamo di no, vi prego, vi scongiuro. Io, secondo me, tutte quante saremo dell'indole di farlo. Però non è bello, secondo me, puntare il dito su tutte le commesse. Perché, per quanto mi riguarda, non è detto che Sephora, in questo caso prendo questo marchio, non dia campioncini perché non voglia. Molto spesso, anche facendo ordini online, io non ho mai ottenuto campioncini, nonostante online sia più semplice richiedere, perché in fase di checkout
del carrello vi dà la possibilità di scegliere dei campioncini. Quella volta che mi avevano dato quei campioncini di Estée Lauder nel negozio, online non mi era stato possibile richiedere nessun campioncino, quindi vuol dire che secondo me non era stato aggiornato, non erano disponibili nel sito e quindi non potevano metterli in fase di preparazione del pacco. Con questo è anche Sephora che alcune volte è proprio la casa madre sbaglia, perché uno non informa le commesse per bene delle varie promozioni che ci sono e due non fornisce il materiale sufficiente per poter dare degli omaggi a tutti. Poi dopo è vero, sono d'accordo che non sempre è giusto fornire troppi omaggi se si fanno degli acquisti piccoli. Bisognerebbe differenziare i campioncini in base al range di spesa, quindi magari fare delle fasce. Se spendi 10 euro un giorno puoi ottenere una cosa, un giorno puoi ottenerne un'altra. Se spendi dai 20 ai 50, per dirvi, potete prendere una cosa oppure un'altra volta ve ne danno un'altra. Se magari prendete determinati marchi, sarebbe bello ottenere dei campioncini che fanno riferimento a quel marchio. Un mini fondotinta, per esempio, di Too Faced, se prendete delle cose di Too Faced. Sarebbe molto più bello, in modo tale che uno si avvicina a un cliente, si prova le cose e alla fine poi dopo può decidere se comprarlo o meno, se è piaciuto sul viso, se la resa era buona e via discorrendo. Però... secondo me non è giusto proprio sottolineare il fatto che loro se li intascano tutti. No, perché quando io una volta ho fatto la richiesta al servizio clienti che non mi era stato fornito il campioncino, che nessuno sapeva niente, che c'era una promo con Too Faced, ma non si sa, neanche quella del call center sapeva di Sephora, alla fine hanno dato la colpa alle commesse, quando invece la colpa era della casa madre che non ha informato niente e nessuno. Perciò veramente siamo un pochino più collaborative, un pochino più gentili con le commesse, non partiamo in quarta a offendere perché vedo di clienti assurde in giro, veramente assurde. Però è anche vero che ci sono commesse che non sanno il loro lavoro, come farlo al bene, sia in fase di proprio professionale, quindi come operare davanti a una macchinetta che è una cassa, non sanno come trattare il cliente e tante altre cose. Però come sapete c'è chi è portato e chi non è portato, c'è la cliente che è portata e la cliente che non è portata, è un po' normale e generale. Poi dopo, se non siete d'accordo, questo è il mio punto di vista, non posso farci niente. Io cerco sempre di essere gentile con le commesse, saluto appena entro in negozio, saluto quando vado via anche se non ho comprato niente, perché io sono la prima, se dovessi lavorare in un negozio, se non mi salutasse qualcuno, non so, andrei in escandescenza, perché la trovo una mancanza di rispetto. E ascolto, poi dopo se è una cosa che non mi interessa, ho la lingua e dico non mi interessa, appunto. Cioè, non ci vuole una laurea, come dico molto spesso nella vita reale. Basta, insomma, dai, sono 10 minuti che parlo alla fine di una cosa che non c'entra niente, però era collegata al fatto di come la commessa ha gestito il tutto. C'era anche dispiaciuta, poverete, non posso dire di no, però io vado fuori che speravo di uscire con lo sborsamento, diciamo così, di solo 5 euro di carta da parte mia, invece ne ho dovuti dare via 20. Vabbè, 15, perché poi dopo ho ricevuto il resto. Però... NCSP, mi informerò meglio, magari è stata solamente colpa mia che non ho richiesto più informazioni a Lovebuy, cosa che magari dovevo fare, lo faccio adesso, magari la prossima volta vediamo come andrà a finire questo vloggerino con haul e se andrà in porto il fatto che riuscirò a utilizzare questi benedetti 10 euro a credito a favore mio, speriamo di sì, incrociate le dita. Vi prego di scrivermi qualsiasi cosa sulle commesse. Vi prego, vi scongiuro, perché ci sono rimasta male, sono sincera, a leggere tutte quelle cose, perché non trovo sia vero al 100%, solo quello. Ci sono commesse, vi ripeto, che non valgono niente, ci sono commesse che invece meritano un monumento per me. Poi dopo fate vobis, insomma. Con questo vi saluto,
e vado verso la palestra perché ho la cartella. Ci vediamo nel prossimo aggiornamento, quando riuscirò, spero, a riscattare i miei 10 euro a credito nei favori di Tigotà. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Buonasera, finalmente dopo 4 giorni ho avuto risposta da Love Buy, quindi andiamo a usufruire di questo buono da 10 euro prima di andare a trovarmi con le mie amiche, perché mangerò fuori e non a Venezia bensì a Mestre. Quindi cosa è nato? Forse vi metterò uno spazio prima di questo video dove vi farò vedere un po' le mail. Io ho cercato sempre di rispondere direttamente alla mail info, ma non ho mai ricevuto risposta da venerdì scorso, quando ho fatto l'acquisto ma non era andato in porto. Praticamente il succo del discorso è che non ho ricevuto una mail con un allegato da stampare e quindi non potevo usufruire di questo sconto perché non avevo il codice a barre per scaricare lo sconto. Perciò adesso andiamo a vedere se questo codice a barre passerà senza intoppi o se ci saranno ancora problemi, ma io mi auguro di no, perché altrimenti io li mando tutti a quel paese. Infatti c'è una ragazza che stava cercando di tagliarmi la strada. Va bene, quindi pregate per me, incrociate le dita per me, vado a vedere qualche cosa nuova di Pupa, perché non so che cosa prendere da Tigotà, non ho voglia di aspettare, sto facendo questo test per voi e vediamo se va in porto tutto, e mi auguro di sì. Abemus scomprino, oh yes, ce l'abbiamo fatta, ho importato un importo di 26,33 euro, oh, molto bene. Però ho preso ben 4 smalti Bella Oggi, soprattutto smalti, ho detto, ma smalti Bella Oggi di colori che non avevo, tipo il 75, il 76, il 77 e il numero 69, che non credo di avere perché è tipo un azzurrino che non ho mai forse considerato. Ma la cosa più bella è che c'erano anche i buoni da applicare con degli sconti molto interessanti. E il mascara Maybelline Temptation Ultra Total, cos'era? Total Temptation, nel colore verde acqua, che alla fine è la versione waterproof, qua viene 11,90 euro meno il 30%, sono 3,57 euro, quindi siamo sugli 8 euro e qualcosa. Costerà tanto quanto che prenderlo da, come si dice, da Caddy, perché ci sono gli sconti in questo mese e voglio passare, ma non riesco a passare in questa settimana, quindi spero di farcela la prossima. E perciò questo è il totale che dovevo pagare, il totale del buono che è passato e alla fine quanto io dovevo dare, cioè un 16,33 euro. Ottimo, direi, ottimo, ottimo, grazie a Love Buy per questo super premio che mi ha permesso di prendermi praticamente il Total Temptation a gratis e con e mezzo smalto, insomma. E non riesco a farveli vedere perché la mia postazione tattica è tutta occupata dai turisti, mi sembra giusto, perché i turisti si devono appropriare di Venezia. Bello schifo, vero? Sì. Però magari vi posso far vedere il sacchettino. Dai, se riesco vi mostro tutto quanto. Il Total Temptation.
che bel colore che è, non vedo l'ora di provarlo. Mi ispirava anche la palette, ma poi ho lasciato stare perché mi sembrava poco pigmentata. Questo è lo smalto di Bella Oggi numero 7676, si chiama Grenadine Juice. Non ho sentito nessuna novità su questi smalti usciti, ma sono numeri che io non avevo. Il 69 non ce l'avevo, questo si chiama Sugar Cake. Molto carino anche questo, sembra un bianco, però alla fine è una carta da zucchero. Sto riprendendo il 76, ma ve l'ho già fatto vedere. Sono colori super estivi. Questo arancione, che bello che è. Questo è il Papaya Juice. Credo ci siano solo tre colori, perché di questi 70 non ne ho visti altri. E poi l'altro è questo. Scusatemi per lingue fuori dal mondo che sentite, a parte che è inglese, ma non è propriamente italiano. E questo qui è 7575, il numero Peach Juice. Ci rifacciamo molto alla Peach di Too Faced? Probabilmente sì. Ok, sono contenta di essere riuscita a usufruire dello sconto e della tessera. Lo sconto si ringrazia Ornitorella, perché ho visto ieri un suo video che è andata e aveva detto che c'erano questi sconti. E poi che cos'altro posso dirvi? Sì, potevo aspettare sicuramente prima di usufruire di quel buono, tanto alla validità di un anno, però io c'avevo voglia di spendere, di consolarmi, perché questa settimana è veramente da così, da coparsi a lavoro. E non ho preso niente di pupa, perché le cose che volevo, c'era solo l'illuminante, ma avrei preferito gli ombretti, ma erano finiti. E dopo ho pensato, tanto io ho l'outlet a 90 di Piave, no, Padovana, perché sono due paesi diversi, a 90 di Piave ho l'outlet e mi conviene andare a prendere le cose all'outlet a un anno di distanza dall'uscita. Ovviamente le mie campane che suonano, gente che mi guarda mentre registro, ma io qua me ne frego, perché tanto siamo in mezzo ai turisti, anche se mi metto il cellulare a riprendermi così non succede niente. E basta, vado avanti che mi aspetta una bella seratina, non mi sono neanche messa il rossetto, vediamo se ho voglia oppure no dopo. Orecchini di Kate Spade, non so, a me piace molto la bigiotteria che fa. Vestito di OVS, ho i leggings neri di Tezenis, borsa Anna Jacke di recuperata su Zalando Privé o su Zalando, non mi ricordo, e la solita bigiotteria mia classica e la borsa del mangiare con le matrioshke della H2O, la mia Forever Endeavor. E basta, non ho altro da aggiungere, anzi, se avete utilizzato i premi che ci sono attualmente su Love Buy nuovi, che consistono principalmente in queste tessere, fatemi sapere se avete avuto intoppi nell'utilizzarle o meno. Io vi consiglio di guardare se avete mail con scritto acquisti, perché da lì troverete sicuramente i buoni da utilizzare, o codici a barre o proprio dei codici alfanumerici o numerici che vi permettono di avere uno sconto, comunque un importo da usufruire nella vostra spesa. Niente, spero di esservi stata d'aiuto. Per qualsiasi informazione su Love Buy vi lascio, o vi avrò già lasciato sicuramente, i video che ho fatto in passato in merito a questa applicazione e sito internet, dal quale io attingo e non attingo, come anche check bonus, dipende se ho il cellulare, se ho questo, se ho voglia. E mi faccio sui punti per richiedere i premi, che solitamente sono delle gift card che mi permette di prendere cose che mi possono servire in punti vendita, che sono facilmente raggiungibili a tutti, che sono disponibili perché sono di grandi catene, e cose che comunque possono servire. Per esempio da Tigotà uno può farci anche la spesa per la casa, per esempio c'è anche Decathlon, io che vado molto in palestra sicuramente mi servirà in futuro. E anche tante cose per la casa, ma io attualmente non ho una casa, cioè ho casa dei miei ma ancora mia no, personale. E insomma, tante cose buone che comunque provateci almeno, ci provate, vedete se vale la pena oppure no, altrimenti eliminate l'account e pace all'anima loro. Con questo io vado avanti, Venezia dietro di me, forse anche davanti, potrei farvi una piccola ripresa, ma ho voglia di staccare, ho voglia di andare verso casa, che mi aspetta, non so che cosa mangeremo fuori, però mi aspetta una bella serata in compagnia a chiacchierare.
perché ne ho bisogno, ne ho molto bisogno. Vi ringrazio e non mi stancherei mai, però devo. Al prossimo video, ciao ragazze e ragazzi, penso che può essere utile anche per gli uomini questo video.